Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, ci scusiamo per il ritardo, ma nella mia fase introduttiva sarà molto breve, così darò il tempo, invece di arrivare ai 30 minuti, potremmo arrivare a 5 minuti, in modo da dare più possibilità ai relatori di intervenire e di essere precisi e puntuali sull'iniziativa. E questa iniziativa è stata fortemente voluta da me e dal Consiglio Comunale perché abbiamo ritenuto che fosse importante in una fase come questa di crisi dare possibilità ai giovani e alle imprese di poter crescere. E se in un momento del genere il Presidente della Regione Basilicata attiva un barchetto con tre opportunità, con tre avvisi che sono pronti ad aiutare a far crescere, a far nascere, a far consolidare imprese, individui, soggetti individuali, imprese, giovani, professionisti, è il momento utile per fare un'iniziativa del genere sull'Auria e sul territorio. Io non entrerò molto negli avvisi tecnici, nell'avviso pubblico, però sicuramente a chi in questi giorni mi ha contattato ho dato un riferimento in un link del mio blog, che continuerò ad implementare sicuramente questa sera per chi è assente con il video delle riprese di Mario Lampoglio, che ringrazio per non essere qui perché ho un altro impegno, però messo a disposizione la sua telecamera, è molto importante per noi in modo che si possa continuare a discutere di questo pacchetto e sia utile per questo territorio. Un ringraziamento lo devo fare al preside Straface, ha dato la possibilità di poter utilizzare questa sala, al tecnico Giuseppe e al tecnico Domenico, che ci hanno consentito anche di avere la sala un sabato pomeriggio qui a disposizione nostra per poter discutere. Un grazie va anche a tutta l'amministrazione, anche agli assenti per altri impegni già presi e ai consiglieri anche di minoranza che vedo qui presenti. Quindi significa per me un grande onore avere qui, perché significa che l'iniziativa è molto importante e meritoria per questo territorio. Vado a presentarvi i relatori, che sono il primo intervento, sicuramente sarà con i saluti del sindaco Angelo Ampoli, che tutti conoscete, il direttore di sviluppo Basilicata Maruggio, il dirigente generale Marchese e infine il presidente Pittella. Ringrazio anche i vigili e la pubblica sicurezza che è intervenuta e ci consente di andare avanti velocemente sull'iniziativa. Io credo di non prendere più tempo, ma dico una cosa soltanto. È un tempo nuovo per tutti ed è un tempo in cui ognuno si deve mettere in moto per fare qualcosa di buono, per far crescere questo territorio. E credo che è importante che questo territorio, anche avendo il Presidente della Regione Basilicata, possa in autonomia crescere in modo che il territorio possa diventare importante e centrale per l'intero territorio, per la nostra regione. Tante volte dico la parola territorio perché io credo che questo territorio, che non è inteso soltanto come l'Auria, ma come Unione dei Comuni, come area sud di Basilicata, come cerniera del Mezzogiorno, possa diventare importante e primario. Però se non ci crediamo ognuno di noi diventa difficile poterlo fare. Io credo che questa sia la sfida vera che bisogna lanciare oggi e ora a partire da questo tavolo. Vi ringrazio tutti per essere intervenuti e lascio la parola per i saluti al sindaco Angelo Lampoglio. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questo importante appuntamento, per il quale devo ringraziare in primis il capogruppo Mimino Ricciardi, che lo ha fortemente voluto, lo ha sottoposto a tutti noi che abbiamo accettato di buon, con entusiasmo. Sì, ringrazio i presenti, il sindaco di Niemoli, il consigliere Osnato, Cresci, la presidente del consiglio Vicecondi, il segretario del PD Ester Caimo, e mi scusi se salto qualcuno, ma si sentano salutati tutti. Io dirò in poche parole, penso che questa opportunità, questo appuntamento sia qualcosa di fondamentale in un percorso che vuole partire dai territori, mettendo in discussione quello che può essere una politica, che è una politica che deve tenere dentro inevitabilmente anche il tessuto imprenditoriale. Il bando, come sentirete, verrà illustrato e fondato su tre percorsi che riguardano diverse categorie, e questa è un'occasione per anche per mettere in evidenza le criticità, per poter creare un percorso diverso, diciamo. La regione e in primis penso il presidente, che ha fortemente voluto questi incontri sul territorio, si propongono alla classe imprenditoriale territoriale facendo ed illustrando attraverso i tecnici competenti delle proposte che non sono Vangelo, ma che rappresentano, diciamo, il punto di partenza per una politica che sia inquadrata nell'ottica, soprattutto in un momento di difficoltà,
non solo ed esclusivamente del posto fisso, elemento che caratterizza ed ha caratterizzato anche le generazioni pregresse. Dobbiamo, per poter competere, nonostante un periodo di difficoltà quale quello che attraversiamo, poter mettere tutto e concentrare le nostre energie in una direzione, nell'inventiva, nell'imprenditoria, nella capacità di poter competere con un mondo che viaggia a 3.000 km orari. Perché spesso, anche dalle realtà piccole, provengono dei professionisti che riescono, attraverso la propria abnegazione, attraverso la propria professionalità, riescono ad entrare all'interno di un parterre internazionale che è quello dell'Europa e del mondo. Non me ne voglia qualcuno che dice spesso parlo di Europa e di mondo, non ne parlo senza cognizione di causa, ne parlo perché nel mio lavoro ho visto tante persone dei piccoli centri lucani, ma non solo, pugliesi, Campania, Molise, Abruzzo, Calabria, che si contraddistinguono nel contesto europeo, che si contraddistinguono nell'alta tecnologia, nell'high tech, che si contraddistinguono all'interno di contesti che non sono arrivati lì per nulla. Sono arrivati perché basati su un percorso. Spesso noi diciamo le politiche europee sono politiche che noi non le vediamo, spesso forse magari abbiamo sbagliato nel gestirle sul territorio in modo per tappare i buchi, e oggi ancora di più perché sappiamo le esigenze delle piccole amministrazioni. Però spesso anche la classe imprenditoriale si è lamentata perché poi magari la politica li indirizza sull'alta specializzazione. Ecco, forse noi dobbiamo imparare e cercare di essere protagonisti attraverso la partecipazione a coprire quel gap, ovvero a coprire il gap che ci vede protagonisti all'interno di una competitività che è l'anima del mondo che noi stiamo vivendo. Io mi auguro che incontri come questi, ma che ne verranno sempre di più, all'interno dei quali ognuno di noi per livello, per competenze, per carica istituzionale può mettersi in discussione, possono essere l'elemento che può contraddistinguere la formazione di una classe imprenditoriale che sui nostri territori, dobbiamo dirci la verità, c'è, forse ha bisogno di essere, di mettersi a sistema insieme a tutto, ma non a sistema inteso come qualcuno potrebbe intenderlo in maniera subito oppure strumentale, a sistema con un mondo che viaggia a 3.000 km orari, come dicevo prima. Quindi penso che sia il momento, anche partendo dagli errori che ci sono stati, a cui tutti hanno fatto riferimento e hanno attinto, perché nel bene e nel male ognuno ha avuto la propria esperienza, eccetto forse il campo edilizio, che magari ha viaggiato di più su un campo strettamente locale, su un campo strettamente legato all'edilizia privata, che oggi ahimè purtroppo soffre perché è legato ad una crisi dei numeri. Penso che ognuno di noi, e questi incontri siano l'occasione per mettersi in discussione, debba migliorare cercando di elevare il livello di competenze e di competizione all'interno di un contesto che non può essere l'Auria, Potenza, Matera o la Basilicata. Può aprirsi, e questa competizione può creare anche, può rafforzare creando un ruolo baricentrico della Basilicata di cui parliamo da anni, ovvero ruolo di cerniera del Mezzogiorno. Io mi fermo qui e lascio la parola ai relatori che sapranno illustrare più di me. Grazie. Grazie Sindaco, saluto anche gli amministratori dell'Unione dei Comuni, gli amministratori che vengono da più lontano, ne noto qualcuno nella sala ma non li cito altrimenti potrei dimenticarne qualcuno. Entriamo subito nel vivo dell'iniziativa, non faccio domande ma credo che il tecnicismo di questa iniziativa sia improntata soprattutto su questa relazione che farà il dirigente generale Marchese e che ho potuto già leggere inizialmente. Io lo ripeto, ho invitato con la scheda informativa, ci sarà un supporto di alcune slide che potrebbe agevolare il tutto. Chiedo di essere abbastanza attenti in questa fase perché le iniziative sono aperte, molto aperte a tantissimi soggetti, quindi qualcuno si potrebbe trovare anche in più posizioni, quindi è giusto tenere bene a mente quello che si dice in questo momento. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio l'amministrazione comunale per aver organizzato questo evento e noi stiamo insieme a Sviluppo Basilicata girando molto sul territorio proprio per divulgare questa iniziativa che ha una dotazione finanziaria di 22 milioni di euro e che è una dotazione finanziaria di fondi comunitari.
Ovviamente questa è una peculiarità di un pacchetto che si rivolge soltanto ad alcuni soggetti, perché sono le start-up. Le start-up però che abbiamo voluto estendere ad una serie di soggetti che si rivolgono a, come vedremo nei tecnicismi, fino a 60 mesi, sono tre i bandi, quindi poi nello sviluppare sinteticamente, perché ovviamente questo mio ragionamento, se volesse dilungarsi nell'illustrazione dei bandi, potrebbe durare ore, ma non voglio tediarvi, però vi raccomando che per eventuali approfondimenti ovviamente ci si può rivolgere a siti della Regione Basilicata, e in particolare c'è il sito politico, cioè il sito è della Regione Basilicata, politiche di sviluppo o sviluppo Basilicata, sia se potete fare quel riferimento al sito, sia ovviamente anche per eventuali domande, quesiti. Ci sono state le FAQ fino a tre giorni fa che hanno chiarito tantissimi quesiti che sono stati fatti sia da professionisti che da diretti interessati, che colmano tutta una serie di quesiti che sono stati anche molto ripetitivi e abbiamo notato che sono stati anche molto simili, quindi verificherete che insomma chiariscono molti temi per gli addetti ai lavori che possono appunto affrontare una serie di quesiti. Comunque io adesso provo a sintetizzarvi quali sono i tre bandi che sono oggetto della, appunto di questo pacchetto Crea Opportunità. Uno si chiama Start and Go, che è rivolto a delle imprese che ancora si devono costituire o delle imprese che sono costituite negli ultimi 12 mesi. I settori sono tutti, cioè si apre anche al settore del commercio che prima appunto non era coinvolto dai settori comunitari, e quelle che ancora si devono costituire. La dotazione finanziaria, l'altro bando invece è quello da 12 mesi e un giorno fino ai 60 mesi, cioè società che si sono, società o ditte individuali, che si, quindi attività di impresa che si sono costituite dai 12 mesi e un giorno fino ai 60 mesi, e poi l'altro invece si rivolge per la prima volta sui fondi comunitari, quindi sul settore del FESR. Abbiamo voluto dare la possibilità ai liberi professionisti di poter appunto accedere ai fondi comunitari. È rivolto ai liberi professionisti, alle associazioni e alle società tra professionisti. E questo è rivolto appunto a società, a liberi professionisti che ancora devono iniziare un'attività di impresa o a coloro che hanno iniziato un'attività professionale negli ultimi 60 mesi. Andiamo nel dettaglio degli avvisi pubblici e vediamo che la dotazione finanziaria complessiva del pacchetto Crea Opportunità di 22 milioni di euro l'abbiamo ripartita in questo modo, cioè il bando relativo ai, a coloro che si devono ancora costituire o che si sono costituiti negli ultimi 12 mesi ha una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro. Quello che dico adesso è di carattere generale, cioè questo è un bando che si è aperto il 15 di dicembre, quindi l'altro giorno. Ci tengo a precisare che non è un bando che chi prima presenta la domanda può quindi accedere al contributo. Potete presentare la domanda anche l'ultimo giorno, perché i criteri di selezione e di accesso al contributo sono diversi, poi li spiegherò. Quindi non c'è fretta a presentare la domanda, ma va istruita, esaminati i criteri di presentazione della domanda, e meglio esaminati i criteri di presentazione della domanda più che fretta a presentare. Abbiamo visto che il sistema telematico funziona, è tutto telematico, sono state presentate nei primi due giorni 22 domande, quindi il sistema funziona, che era la più grande preoccupazione nostra, perché per la prima volta è tutto telematico, abbiamo eliminato il cartaceo. E la prima scadenza è il 13 di marzo, poi dopo due giorni si riapre il sistema e ci sarà un'altra scadenza a giugno, poi ci sarà un'altra scadenza ad ottobre e poi ci sarà un'altra scadenza a dicembre. Quindi è, diciamo, un flusso sempre aperto, cioè dopo il 13 di marzo si chiude una, si individuano i primi idonei per essere beneficiari del contributo, dopo due giorni si riapre lo sportello e dopo tre mesi si individuano gli altri beneficiari. Quindi di questi 7 milioni mi sembra che ci sia una dotazione finanziaria, adesso vi faccio un esempio, c'è cioè una dotazione finanziaria di 2 milioni e mezzo, mi sembra, su questo bando, sì, infatti ricordo bene, 2 milioni e mezzo sulla prima dotazione finanziaria, sulla seconda 1 milione e mezzo, sulla terza 1 milione e mezzo, sulla quarta di 1 milione e mezzo, quindi l'abbiamo spalmato. Il regime dal punto di vista tecnico è il de minimis,
per gli addetti ai lavori significa che il contributo si va a accumulare con altri contributi anche nel settore degli avvisi in materia di assunzioni, però siccome sono aziende appena costituite negli ultimi 12 mesi, questo contributo del de minimis, che è massimo di 200.000 euro, può essere cumulabile perché il contributo massimo in questo bando è di 100.000 euro massimo, quindi non ci sono problemi sul de minimis e l'intensità di aiuto in questo bando è del 60%. La cosa positiva in questo bando è che, essendo de minimis, dal punto di vista tecnico è possibile riconoscere delle spese di gestione, quale personale, nei limiti, poi ovviamente nel bando ci sono tutta una serie di limiti sulle immobilizzazioni materiali, sulle immobilizzazioni immateriali, di gas, di affitto, di promozione. La novità è un servizio per tutti coloro che si costituiscono o si sono già costituiti, che quando c'è una startup che si sta per costituire, alcune volte ha bisogno di una specialistica assistenza, e questa specialistica assistenza, lo spiegherà meglio l'amministratore unico di Sviluppo Basilicata, sarà fornita al di fuori del contributo da Sviluppo Basilicata con dei servizi di tutoraggio che spiegherà l'amministratore di Sviluppo Basilicata. Questo in questo bando proprio per le persone che si avvicinano all'attività di imprese, che hanno bisogno appunto di una assistenza specialistica. Ovviamente qui ci sono dei criteri di avvicinamento, che sono dei criteri dettati dalla Comunità Europea, cioè ovviamente vincerà questo avviso il giovane tra i 18 e i 40 anni, vincerà questo avviso chi ci sono dei punteggi che sono dei criteri di selezione dettati dai principi dettati dalla Comunità Europea, che sono dettati appunto nel bando. Chi per esempio ha una, siccome questo dà il 60% del contributo, chi dimostra che l'altro 40% ha la possibilità di averlo dalla banca in prestito o ha la sua disponibilità personale, perché altrimenti noi diamo il 60% ma l'altro 40% se non c'è la sua disponibilità personale, o almeno riesce a dimostrare che la banca gli possa dare quella disponibilità, e quindi c'è il blocco, alcune volte si è revocato il contributo perché non c'era quella disponibilità, quindi c'è la premialità a chi riesce a dimostrare che appunto in sinergia con gli altri soci o da solo si riesce a dimostrare la capacità finanziaria, o chi addirittura rinuncia al 5 o al 10% di quel contributo. Vi sto facendo degli esempi di chi può prendere un punteggio in questo bando o negli altri bandi e che quindi gli consentirà di accedere al finanziamento pubblico. Questi sono appunto i criteri un po' per grandi linee, ma veramente ve li sto spiegando proprio sommariamente. Ovviamente ci sono delle schede sintetiche che a tutti gli interessati io vi consiglio di leggere, che sono di 8 pagine e che prima di leggere l'intero avviso sono molto sintetiche, ma che vi sintetizzano veramente tutte le in modo analitico quali sono le immobilizzazioni materiali, immateriali e tutte le spese che possono essere finanziabili all'interno dello stesso bando. Io passerei al secondo bando invece, che è quello del Go and Grow. Significa tutti coloro che hanno costituito o che hanno avviato l'attività d'impresa fra i 12 mesi e un giorno e i 60 mesi. Noi abbiamo voluto prenderci, c'è una di il Presidente mi invitava a illustrare anche i settori di intervento. Io direi che i settori di intervento, diciamo che sono tutti i settori di intervento, cioè la scelta che abbiamo voluto fare è quella di spingere e di illustrare i settori di intervento, a tutti i settori di intervento, dal turismo all'artigianato, al commercio, che prima non era ricompreso nei fondi comunitari e che adesso è stato ricompreso nei fondi comunitari, ma anche al settore dell'industria, al settore appunto. Io l'unico consiglio che mi permetto di dare è che però ci sono alcuni codici di attività che sono esclusi o per effetto di regolamenti comunitari o per effetto appunto di esclusioni di legge. Allora a questo punto l'unico consiglio di carattere tecnico, più che il bando, è il più esteso possibile ad agevolare tutte le attività di impresa. Bisogna stare attenti a non avventurarsi nell'iniziare tutto un business plan, tutta l'istruttoria delle attività e scoprire poi che si sta facendo un progetto in materia di produzione di energia che è escluso per effetto di un regolamento comunitario ai sensi del 651.
Quindi ovviamente se noi andiamo ad elencare i settori di impresa, vi posso garantire che ci sono quasi tutti i settori di impresa oggetto di intervento, dal commercio all'artigianato, ai servizi, che ovviamente non vi posso enucleare tutti perché ci sono i codici attività, i codici Ateco previsti e noti a tutti. Ce ne sono alcuni esclusi, quindi per scrupolo, proprio prima di iniziare un progetto di impresa con il vostro consulente, prima di iniziare un'attività, proprio si va a verificare se questo codice all'interno appunto dei nostri elenchi è ricompreso o non è ricompreso, ma ce ne sono, sono alcuni che sono esclusi per effetto di esclusione ai sensi dei regolamenti comunitari. Detto questo, ovviamente questo lo troviamo proprio come elemento essenziale dei codici, non ci sono esclusioni di sorta fatte dal punto di vista politico esclusivamente in Regione Basilicata, perché sulle start-up abbiamo voluto dare una ampia visione e un'ampia possibilità di scelta, come abbiamo interpretato a livello regionale la possibilità che le start-up siano fino ai 60 mesi, perché la norma consente fino a 60 mesi e noi abbiamo dato la possibilità, separando i bandi, un tipo di bando fino a 12 mesi e l'altro bando dai 12 mesi, quello che stavo raccontando adesso è un giorno, fino a 60 mesi. Il secondo bando invece ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, non finanzia però il 60%, che è un regime di de minimis, che ha un limite fino a 200.000 euro nei due anni precedenti, quindi per chi conosce appunto il regime dei de minimis ha un regime, una limitazione proprio di concessione di contributo. Questo invece è un regime inferiore perché è dedicato alle medie imprese e alle micro e piccole imprese e ha una possibilità di contributo pari al 35% per le medie imprese e 45% per le micro e piccole imprese. Il contributo qui, a differenza del precedente bando, è di 250.000 euro in conto capitale, mentre il precedente bando abbiamo detto che era massimo di 100.000 euro. Qui il regime non è in de minimis, ma è in esenzione. Vengono non finanziate però tutte le spese gestionali che possono essere finanziate nel precedente bando. Perché? Perché nel precedente bando, quando si tratta di imprese da costituire o costituite, è ovvio che nel primo anno di attività c'è un'esigenza di aiutare le imprese che si sono appena costituite nelle spese di consulenza, di spese di energia elettrica, di spese proprio di avvio all'attività di impresa, e quindi si è scelto il regime di de minimis, mentre delle imprese che sono partite, quindi dopo il 12° mese e un giorno, e che si devono lanciare nell'attività fino al 60° mese, hanno bisogno di più spese di investimento per rilanciare l'attività, e quindi abbiamo scelto un regime di esenzione che è diverso, è un regime di contribuzione e di aiuto che è inferiore sicuramente, ma con una contribuzione maggiore rispetto agli investimenti previsti. Il livello di investimento minimo per poter partecipare a questo bando è di 30.000 euro, mentre il livello di investimento minimo per partecipare al precedente bando è di 20.000 euro la dotazione finanziaria abbiamo detto che è di 10 milioni di euro e anche qui le scadenze sono le stesse scadenze dei bandi, cioè i bandi scadono sempre con la stessa tempistica, le dotazioni finanziarie sono diverse, uno 7 milioni, l'altro 10 milioni di euro, ovviamente nei singoli periodi questo ha una dotazione finanziaria sulla prima scadenza, cioè del 13 di marzo, di 3 milioni e mezzo di euro, poi la scadenza del 15 di giugno ha 2 milioni e mezzo, poi del 9 di ottobre 2 milioni e l'altra del 29 di dicembre 2017 di 2 milioni di euro. Io andrei avanti sul terzo bando che ha una dotazione finanziaria, quello dei professionisti, di 5 milioni di euro. Parliamo di professionisti che è la prima volta che possono accedere ai fondi comunitari FESR. I professionisti hanno un contributo massimo concedibile di 40.000 euro. Anche qui i professionisti possono poter accedere alla domanda di investimento se l'investimento minimo ammissibile è di 10.000 euro.
L'intensità dell'aiuto può essere, quindi il contributo rispetto all'investimento ammesso è del 50%, quindi se io faccio un investimento di 50.000 euro, il contributo del 50% è 25.000 euro. Qui c'è la possibilità di riconoscere delle spese di gestione come personale, luce, gas, affitto e promozione. Logicamente la dotazione finanziaria, insomma lo schema delle immobilizzazioni materiali, immateriali, di tutte le spese che sono riconosciute, le trovate sempre nel dettaglio di tutte le spese, troverete sempre queste schede informative sia sul sito della Regione Basilicata che sul sito di Sviluppo Basilicata, e ripeto, a disposizione sono sempre gli uffici delle due amministrazioni che possono fornire chiarimenti e informazioni al riguardo. Dal punto di vista professionale ci sono appunto i professionisti, ovviamente, che sono sempre iscritti all'albo o professionisti non iscritti all'albo, che negli ultimi 60 mesi hanno iniziato l'attività o che ancora devono iniziare l'attività. I criteri che danno premialità per poter acquisire punteggio e quindi inserirsi nella appunto graduatoria che attribuirà i punteggi per poter appunto inserirsi in questa graduatoria di autoattribuzione dei punteggi sono sempre quelli che ho enunciato in precedenza, che sono molto simili nei tre bandi. Diciamo che ho provato ad illustrarvi i tre bandi in modo sintetico per darvi una illustrazione di carattere generale, facendo riferimento ad una politica che abbiamo adottato sui tre bandi di Creo Opportunità, perché volevo riservarmi qualche minuto per un'occasione un po' speciale, che è il frutto di una interlocuzione avuta in questi giorni proprio con il Ministero del Lavoro e con la Regione Basilicata e con le altre regioni del Mezzogiorno, per annunciarvi delle cose anche sempre interessanti, perché sono sempre Creo Opportunità. Ne approfitto, Presidente, perché proprio l'altro giorno ci hanno anticipato di due occasioni a livello nazionale che saranno finanziate sempre con fondi comunitari e che sono state concordate con le regioni, che sono incentivi all'occupazione. Allora questa è una buona occasione, perché non fa parte del pacchetto Creo Opportunità, ma insomma è, vista la platea, è la prima occasione che lo annunciamo, sono gli incentivi per l'occupazione, che ben si integrano con il pacchetto Creo Opportunità. E siccome sono stati presentati al Ministero l'altro giorno e concordati dopo un lungo lavoro con le regioni, e siccome riguardano le regioni del sud, lo anticipo, uscirà dal 1 gennaio 2017 l'opportunità degli incentivi per il sud, per l'occupazione sud. Ci si tratta di due misure. La prima riguarda tutti coloro che assumeranno i giovani fra i 15 e i 24 anni, e coloro che assumeranno tutti i lavoratori con meno di 25 con almeno 25 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito dai 6 mesi, cioè tutti coloro che assumono i giovani tra i 5 e i 25 e i 24 anni di età che non devono avere necessariamente la disoccupazione, mentre tutti coloro che prendono i disoccupati con almeno i 6 mesi di disoccupazione potranno fruire dello sgravio contributivo, cioè se lo sgravio contributivo del 2015 decreto Renzi, che è avvenuto in tutta Italia, viene riproposto solo per le regioni del sud, viene riproposto per i contratti a tempo indeterminato e per i nuovi contratti di apprendistato che sono stati formulati e riformulati nel corso del 2016. Quindi questa è la novità per tutto il 2017 per le regioni del sud. Un'altra novità che un po' si cumula e un po' è alternativa a questa misura è quella invece dell'incentivo occupazione sud, nel senso che per tutti i giovani dai 15 ai 29 anni ci sarà lo strumento della decontribuzione complessiva
fino ad arrivare ad un massimo di 8.000 euro, anche la misura di prima è fino a un massimo di 8.000 euro di decontribuzione, per tutti i contratti a tempo indeterminato, per i contratti di apprendistato professionalizzante e la novità invece per i giovani e per i contratti anche a tempo determinato. Questo accade per tutti i giovani iscritti alla misura Garanzia Giovani, che a tutti dovrebbe essere nota. Quindi l'importante è essere iscritti alla misura Garanzia Giovani per le assunzioni, quindi a tempo determinato, apprendistato e contratto a tempo indeterminato, ci può essere una decontribuzione fino a 8.000 euro se i contratti sono a tempo indeterminato o ovviamente in modo proporzionale se i contratti sono a tempo determinato. Questo lo annuncio perché? Perché ovviamente uscendo questa misura di carattere nazionale, la Regione Basilicata andrà a colmare tutte le lacune, o meglio, tutte le situazioni che non sono contemplate dalle misure nazionali. E per questo noi fino a questo momento non abbiamo provveduto a emanare bandi e provvedimenti per incentivi all'occupazione, che sono stati coperti fino al 31 dicembre 2015, proprio perché aspettavamo il provvedimento con la copertura del PON, su cui abbiamo lavorato molto con il Ministero del Lavoro, per poter adesso emanare bandi complementari che potessero, siccome qui non è prevista la cumulabilità con altre iniziative, coprire tutte situazioni che sono scoperte con le misure di politica di incentivazione alle assunzioni a livello nazionale. Mi sembrava doveroso parlare anche di queste altre opportunità, visto che creiamo opportunità. Vi ringrazio e sto a disposizione per qualsiasi eventuale mente del professor. Grazie, dirigente Marchese, credo che, come già detto, sia una grande opportunità. Quindi visitate sicuramente i due siti e non perdiamo questa occasione, questo lo dico personalmente perché credo sia molto molto importante. E cercherò anche di aiutarvi nei due bandi successivi, magari con la comunicazione via social, nei prossimi giorni attraverso quella del Comune e aiutando la comunicazione sia della Regione sia di Sviluppo Basilicato. A Sviluppo Basilicato, dirigente all'amministratore unico Marucci, la domanda credo che sia scontata. Come le imprese possono accedere a finanziamenti, come possono essere aiutati e soprattutto la domanda che forse interessa di più ai giovani è come i giovani, non avendo garanzie, possono essere aiutati e sostenuti dal Sviluppo Basilicato. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità, io composto la prima opportunità, ma come diceva Gian Domenico Marchese, noi Sviluppo Basilicata, la Regione, il Dipartimento, siamo in questa fase molto impegnati a divulgare questo pacchetto, così come in generale gli strumenti di politica regionale a sostegno della nascita e della crescita delle nostre imprese, che è il problema dei problemi. Gian Domenico ha nella sua carrellata detto tutto quello che in questa sede si poteva dire e si doveva dire su questi bandi, per cui io vorrei fare un focus sullo Start and Go, perché lo Start and Go, come ricordava l'avvocato Marchese, prevede anche la possibilità di avere un contributo aggiuntivo per l'erogazione di servizi di assistenza e tutoraggio. Questa è una novità molto importante. Questi servizi saranno resi direttamente dal Sviluppo Basilicata. È la prima volta che nella strumentazione regionale si introduce questa possibilità, che è molto importante, perché non basta incentivare la realizzazione degli investimenti, ma è molto importante che quest'istantanea diventi un film, cioè che noi si riesca a dare una mano all'impresa che nasce o che vuole crescere nelle fasi di funzionamento dell'azienda. Noi abbiamo fatto focus e riferimento sulla fruizione delle agevolazioni, sull'accesso al mercato dei capitali, sulle strategie di marketing e comunicazione. Questa è una novità importante e
vi segnalo, lo segnalo a chi di voi direttamente vorrà accedere a questo bando o anche ai professionisti, di segnalare la volontà di accedere a questi servizi, perché non è automatica, cioè bisogna che l'impresa richieda questi servizi. Come ricordava Gian Domenico, il contributo corrispondente si aggiunge al contributo per gli investimenti, quindi come dire, c'è tutto da guadagnare nel chiedere questi servizi. Questo contributo aggiuntivo va da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro e noi riteniamo che questi servizi aggiuntivi garantiranno un migliore attecchimento delle iniziative che saranno finanziate. In generale, per rispondere anche alla domanda diretta, Sviluppo Basilicata è già impegnata nell'attività, come dicevo, di divulgazione ma anche di assistenza. Noi abbiamo la fortuna di essere molto seguiti sia direttamente presso i nostri uffici di Tito e di Matera, ma ancora di più sulla rete, per cui riceviamo tantissime richieste, cerchiamo di dare risposte efficaci e cerchiamo di seguire le iniziative che si propongono a noi. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che i giovani, soprattutto i giovani, ma in generale chi vuole fare impresa, farà bene a rivolgersi a noi e noi abbiamo il dovere di dare risposte, di dare assistenza anche nella fase di preparazione e di predisposizione dei progetti. Più in generale, io vorrei dire che questi bandi sulle start-up si inseriscono in un disegno preciso di politica industriale della Regione Basilicata. Il tema è quello di creare delle opportunità di impresa e quindi di lavoro. Queste opportunità non si limitano al bando Crea Opportunità. Noi abbiamo vissuto nel 2016 un anno molto intenso di lavoro. Vorrei citare il comparto del microcredito, che ha fatto registrare veramente dei risultati eccezionali. Noi siamo arrivati ad erogare più di 700 operazioni di microcredito. Il microcredito è un'operazione di soli 25.000 euro, peraltro non a fondo perduto, ma è un finanziamento a tasso zero. Qualcuno potrebbe dire: ma cosa si può creare con 25.000 euro? La risposta ve la possono dare i 720 imprenditori che queste iniziative le hanno realizzate, che le stanno portando avanti molto spesso con successo. Peraltro il fondo del microcredito, che aveva una dotazione di 15 milioni, è stato completamente speso, quindi è un esempio virtuoso di spesa della strumentazione comunitaria. Stiamo andando oltre i 15 milioni perché le domande che stiamo perfezionando in queste settimane, in questi giorni, le stiamo perfezionando utilizzando i rimborsi dei finanziamenti di chi ha preso il microcredito già da tempo, per cui i rimborsi ci danno la possibilità di spendere, tant'è che noi adesso siamo ad una spesa intorno ai 17 milioni e contiamo di andare avanti speditamente. Il tema generale è quello della difficoltà di accesso al credito da parte delle nostre imprese. È una difficoltà molto sentita che va al di là anche delle percentuali che ci vengono raccontate giustamente dalla Banca d'Italia, dalla stessa associazione bancaria. Gli ultimi dati dicono che nel 2016 c'è stato un calo superiore ai 2 punti percentuali, cioè le imprese hanno ricevuto il 2% in meno di finanziamenti e di credito, ma questo non la dice tutta, perché in questa percentuale c'è anche la grande impresa, la grande industria, c'è la Ferrero, c'è la Barilla, c'è la Fiat. Il problema crudo lo sentono sulla pelle i piccoli imprenditori
e i piccoli imprenditori sono il 97% della popolazione imprenditoriale della Basilicata. Ora, poter con il microcredito o anche con tre opportunità dare uno slancio a chi vuole fare impresa senza garanzie, perché il microcredito viene concesso senza alcuna garanzia, significa bypassare questa durezza di rapporti con il sistema bancario. Il perché e i perché ci porterebbero molto lontano e non è questa la sede, ma vi assicuro che il problema tende a crescere, non a decrescere. Quindi è una preoccupazione della Regione quella di creare le condizioni comunque per poter accedere. La bella notizia, tra l'altro, Presidente, è che i rimborsi del microcredito avvengono con una percentuale fisiologica maggiore rispetto ai crediti che vengono erogati con garanzia. E questo vuol dire che quando si guarda al progetto, quando si guarda negli occhi l'imprenditore, si ha una migliore capacità di attecchimento di quelle iniziative. Noi, prima di concedere il microcredito, abbiamo presso i nostri uffici vari colloqui, teniamo vari colloqui con gli imprenditori proprio per capire il progetto e la sua capacità di stare sul mercato. Peraltro, proprio la difficoltà di accesso al credito ha mosso negli anni passati, ma con strumenti che ancora oggi funzionano, a creare dei fondi di garanzia che Sviluppo Basilicata gestisce. Abbiamo in questo momento una mole di crediti garantiti che supera i 40 milioni di euro. Nel 2016 abbiamo tentato un'altra carta, che è quella delle trenched cover, che è un'altra forma di garanzia sui fidi. Purtroppo una sola banca si è candidata, ma quella banca ha cavalcato questo strumento con molto successo, tant'è che entro quest'anno, quindi tra pochi giorni, la tranche di disponibilità di 10 milioni, cioè crediti garantiti per 10 milioni, sarà esaurita. Ora, sul microcredito, l'aspettativa forte, che tra l'altro noi raccogliamo proprio quotidianamente nei tanti incontri che abbiamo, è che questo strumento venga rifinanziato. Ci sono le condizioni e, come dire, la Regione, in primis il Presidente, si è espresso più volte in questa direzione, per cui siamo molto fiduciosi, perché è veramente uno strumento di grande importanza, così come il pacchetto Crea Opportunità ci darà la possibilità di far nascere delle imprese nuove, che è la linfa di cui ha bisogno il nostro territorio. Vi fornisco un dato sul microcredito. Io parlo del microcredito perché il microcredito, avendo già funzionato, ci consente di fare anche qualche analisi a consuntivo. Qualche giorno fa, insieme al dottor Pesce dell'autorità di gestione dell'FSE, eravamo a Roma a parlare con la BEI e con altri importanti istituti italiani ed europei, a parlare proprio di microcredito. Il rappresentante dell'Ente Nazionale per il Microcredito, che è un ente voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, diceva che dalle loro analisi risultava che un'operazione di microcredito genera 2,43 posti di lavoro. Ora, se noi moltiplichiamo le 720 operazioni che sono state realizzate per 2,43, arriviamo a un numero molto interessante, che si avvicina più ai 2.000 posti di lavoro che ai 1.500. Questo è un dato molto confortante, è ancora più confortante perché è realizzato attraverso un estremo frazionamento del rischio, cioè non sono 4 operazioni di agevolazione, ma sono piccoli interventi che si moltiplicano e quindi frazionano molto il rischio, toccano tutta la nostra regione, perché siamo arrivati ad avere almeno un'operazione di microcredito
in 85 comuni sui 131 della Basilicata, quindi è un, come dire, un meccanismo che si diffonde molto bene sul territorio. Peraltro, proprio le difficoltà di accesso al credito da parte delle nostre imprese ha spinto la regione, qui devo dire, insomma, non per piaggeria nei confronti del presidente che è qui presente, ma c'è stata una sua forte volontà di riposizionare Sviluppo Basilicata anche sul versante delle sue vocazioni finanziarie. La regione Basilicata, a presentazione del nostro piano industriale, parliamo di gennaio 2016, a distanza di un mese, quindi a febbraio, ha ricapitalizzato Sviluppo Basilicata con un'immissione di 5 milioni di euro che ci è servita, questa iniezione di capitali, per impostare il percorso che ci porterà a brevissimo a candidare Sviluppo Basilicata come vera e propria finanziaria regionale. La candidatura andrà al vaglio della Banca d'Italia, la Banca d'Italia sarà molto attenta a valutare tutti gli aspetti di questa costruzione, ma vi assicuro ci stiamo lavorando veramente con grande entusiasmo e con grande attenzione, perché il tema è: serve o non serve una finanziaria regionale? Il tema è stato dibattuto in anni anche lontani. Oramai abbiamo tutti abbandonato la logica delle finanziarie di salvataggio, delle finanziarie pubbliche modello GEPI. Oggi siamo su un modello di finanziaria moderna a sostegno della crescita delle imprese, e se questo è vero in Veneto, dove Veneto Sviluppo ha appena ottenuto l'autorizzazione, se è vero in Piemonte che sta chiedendo come noi l'autorizzazione, e se è vero in pratica in tutto il centro-nord Italia, questo è ancora più vero, Presidente, in Basilicata e nei territori del sud, che sentono ancora più forte il morso di quello che gli americani chiamano il credit crunch, cioè la disaffezione del mondo bancario nel finanziare le iniziative imprenditoriali. Una finanziaria potrà sostenere progetti, potrà smobilizzare crediti che gli imprenditori vantano magari nei confronti della stessa pubblica amministrazione, potrà mobilitare fondi della Cassa Depositi e Prestiti magari per risolvere problemi abitativi, mi riferisco all'housing sociale che purtroppo in Basilicata è poco praticato, potrà riportare fondi della Banca Europea per gli investimenti a sostegno dell'investimento del piccolo imprenditore, perché oggi la BEI fa investimenti sul versante delle infrastrutture, del dissesto idrogeologico, e questo va benissimo, però noi dobbiamo fare in modo che la BEI si riaffezioni al mondo delle PMI, che è il nostro mondo, e una finanziaria regionale può diventare un'interfaccia di BEI, contrarre dei mutui e girarli in piccole frazioni ai nostri imprenditori. Quindi, come vedete, io credo che la regione non abbia mai nella sua storia, almeno quella che conosco io, e ahimè ne conosco tante perché comincio ad avere tanti anni, non ha mai messo in campo una strumentazione così ricca, così variegata, così adatta alle esigenze dei nostri territori. L'obiettivo è quello di stoppare l'emigrazione dei nostri ragazzi, l'emigrazione culturale. Non c'è famiglia lucana che non abbia un figlio, un fratello, un nipote che ha scelto o si è trovato a lavorare. Io ho due figlie e tutte e due lavorano fuori dalla Basilicata, purtroppo, ma come nel mio caso e per tanti altri, noi dobbiamo stoppare questa emigrazione, perché è un'emigrazione costosa,
far arrivare un figlio alla laurea o anche a una forma di specializzazione è maledettamente costoso ed è troppo comodo per altri territori italiani e anche europei e addirittura oltre oceano, è troppo comodo avvantaggiarsi di questo impegno e di questo investimento che ogni singola famiglia fa. Quindi l'obiettivo è un obiettivo molto nobile, la Regione ci sta provando, noi faremo di tutto per quello che ci compete per assecondare questo disegno, crea opportunità, è un tassello importante che si aggiunge. Io credo che dobbiamo spingere perché le domande siano tante, perché questo come dire, darà conferma e darà ancora più entusiasmo a chi in questo momento ha come dire, la barra dritta sulle cose da fare, e quindi spingerà la Regione anche su altri campi e anche su altri finanziamenti per come dire, arricchire ulteriormente il panel di disponibilità a vantaggio delle nostre imprese. Grazie. Grazie. Allora, io aprirei il dibattito se qualcuno volesse chiedere qualcosa. Chiedo però anche questa cosa, siccome c'è qualcuno che mi ha detto che vorrebbe fare qualche domanda, so benissimo che qualcuno mi ha fatto qualche domanda molto specifica che vorrebbe rivolgere direttamente ai due tecnici, quindi chiedo anche alla fine di restare al massimo 5 minuti per rispondere a qualcuno per un vantaggio competitivo personale e quindi vogliono qualche delucidazione. Però credo che sia il momento anche per aprire il dibattito se qualcuno ha qualche domanda di farla. Ci sono ancora una decina di posti, vedo molte persone all'invieri, quindi l'invito è anche di accomodarsi ancora. Prego. Consigliere Osmar. Grazie, buonasera a tutti. Io applaudo l'iniziativa e penso che sia sempre notevole dare delle opportunità. Però affinché queste opportunità raggiungano dei risultati e siano efficaci al massimo, bisogna creare dei presupposti a che ci sia il mercato sul territorio, dove la domanda e l'offerta si debbano incontrare. In Basilicata sono moltissime le aziende storiche che oramai hanno chiuso. Io parlo come facente parte di una famiglia di imprenditori, nel 2018 raggiungiamo il traguardo di 100 anni di attività sul territorio, che per me è una cosa molto importante, però siamo molto in difficoltà come tanti su questo territorio e non riesco a capire come mai anche da parte dell'Europa non ci sia un'attenzione a che degli sforzi vengano profusi per aiutare quelle aziende storiche presenti sul territorio, che sono veramente il tessuto economico della Basilicata, dove con 5-6 dipendenti hanno garantito pane alle famiglie locali. Noi abbiamo sempre visto la Fiat come la panacea, ma la Fiat ha preso dei fondi qui in Basilicata e poi Melchiorno è andato ad investire in America con la Chrysler, e hanno sempre utilizzato quella leva che noi mandiamo in cassa integrazione la gente, quindi lo Stato ci deve stare a supporto, così è troppo facile fare l'imprenditore. Quindi io quello che chiedo e che rivolgo alla vostra attenzione è che bisogna creare i presupposti per attrarre capitali, ma non soltanto fondi che provengono da enti, ma soprattutto da aziende che sono presenti sui territori limitrofi e in altre regioni. Per esempio sul percorso delle royalty io avrei ipotizzato un utilizzo diverso, che a me vengono date 100 euro, 150 euro per la benzina, per la nafta, è poca cosa. Se invece vengono elargiti dei fondi alle aziende, dicendo che le aziende che hanno la sede principale dei loro affari in Basilicata, non secondaria, altrimenti aprirebbero una sede secondaria e i fondi li porterebbero poi fuori, e assumono il 75% di popolazione locale, avranno una detassazione, avranno delle opportunità, un utilizzo anche delle fonti energetiche in un certo modo. Quindi si crea quel fattore moltiplicativo sul nostro territorio che alimenta diciamo, la ricchezza e quindi dà sviluppo e dà la possibilità alla nostra regione di raggiungere dei risultati. Ora,
destinare queste risorse e questi fondi alle nuove aziende che si vanno ad impiantare sul nostro territorio è cosa lodevole e giusta. Però se le aziende vecchie stanno avendo grossissima difficoltà a mantenere, cioè aziende che hanno già ammortizzato l'investimento, che hanno già accumulato ricchezza, hanno queste difficoltà, immaginiamoci dei nuovi imprenditori che si apprestano ad entrare sul mercato quando il mercato non ha questi presupposti. Cioè, quindi la cosa è molto difficile e molto complessa, per cui ritengo che bisogna cercare di creare quel giusto rapporto, perché altrimenti è soltanto ricchezza che al momento e poi si vanifica ed è una perdita per tutti quanti. Grazie. Grazie. Qualcun altro che vuole intervenire, fare qualche domanda? Anche non sono bandi specifici presentati. Ma io lascio la parola un attimo da rispondere al dirigente Marchese, poi se qualcun altro volesse intervenire nel dibattito, alzi la mano e diamo la parola, grazie. Ho la parola io, ma non so se volete dire qualcosa anche voi. Colgo l'occasione per condividere alcune considerazioni svolte dall'intervento. Volevo fare delle precisazioni, cioè parto dalle ultime considerazioni che ha svolto sulle royalties condivise e portate avanti dal governo regionale, cioè in merito alle royalties, infatti. Il governo regionale ha sicuramente promosso la modifica delle royalties e della carburanti con il decreto sblocca Italia. Infatti il primo atto che è stato svolto è stato, prima cosa, modificare la carburanti su tre fasce di reddito e quindi fino ai redditi, fino all'anno 2012, che mi sembra sia in pagamento proprio in questi mesi, la modalità di pagamento degli anni 2011 e 2012 è stata effettuata sulla base di tre fasce reddituali, cioè mentre prima avveniva soltanto sulla fascia reddituale unica, è stata fatta una differenziazione per tre fasce reddituali. Dall'anno 2013 stiamo proprio in questi giorni, mi auguro che proprio la prossima settimana, e se non avverrà per problemi contabili, ma avverrà sicuramente nel mese di gennaio, avverrà un atto di intesa tra Regione Basilicata, MISE e MEF, dove i soldi delle royalties dedicate alla carburanti sono stati dedicati, per effetto dello sblocca Italia, a misure di sviluppo economico e di coesione sociale. E quindi se viene immediatamente effettuata questa sofferta intesa, la prima cosa che accadrà, ci sarà tra le misure che abbiamo individuato, una misura su industria 4.0, è stato colto da parte della giunta regionale questo, cioè il beneficio delle royalties non ai 100 euro che diceva lei, ma in favore delle imprese della Basilicata. Ci sono poi dottorati 4.0, cioè proprio sul tema che diceva anche l'avvocato Maruggi, della attrattività dei talenti in Basilicata, e ci sono tutta una serie di altre misure sull'efficienza energetica e altre considerazioni che stava svolgendo proprio lei, quindi le troverà proprio tra le politiche di sviluppo e di coesione che sono state scelte e che mi auguro vengano pubblicizzate la prossima settimana, se si riascerà dal punto di vista contabile e tecnico a firmare l'intesa, altrimenti il mese di gennaio sicuramente accadrà questo. Rispetto ad altre considerazioni che svolgeva lei, sicuramente sono oggetto di attenzione perché appunto il tema della piccola impresa in Basilicata è un tema che va attenzionato, è un tema che sicuramente talvolta non è attenzionato a livello di fondi comunitari, ma che troveremo nel patto per la Basilicata, perché sul patto per la Basilicata ci sono delle misure che abbiamo colmato per tenere una visione. Faccio il riferimento all'ultimo bando che ha gestito e che sta gestendo Sviluppo Basilicata su
un segnale concreto che è stato dato nel dicembre dell'anno scorso, un bando che io definisco molto veloce, molto di misure molto smart, piccole, di 10.000, 15.000, 20.000 euro, per la prima volta aperto al commercio, all'artigianato, a tutti i settori, e che riguardava piccole innovazioni, piccoli investimenti che consentivano di far ripartire alcuni settori che erano veramente non vicini alla contribuzione, che consentivano appunto una vicinanza in termini di contribuzione. Ovviamente io l'invito che faccio a tutti è che ci sono alcune cose che avvengono a livello nazionale che noi dobbiamo seguire, dobbiamo divulgare, questo è lo scopo e l'attività che stiamo facendo come regione e come sviluppo Basilicata. Ci sono degli incentivi che partono a livello nazionale, quindi il sito di Invitalia deve essere sempre monitorato, l'attività di divulgazione, ci sono dei soldi che appartengono alla Basilicata ma che vengono gestiti direttamente su dei bandi nazionali dove la regione Basilicata purtroppo non partecipa, quindi ci sono dei bandi per esempio su cui possiamo partecipare, cioè ci sono dei fondi rotativi rivolti ai giovani fra i 18 e i 29 anni, tipo il microcredito, che sono molto interessanti, tutti gestiti in modo elettronico e telematico, che sono fondi rotativi fino a 50.000 euro, molto interessanti, a cui dobbiamo fare un'operazione di divulgazione, ce lo diciamo, e che appunto grazie anche all'amministrazione comunale di Lauria noi lo stiamo facendo sul territorio anche con Sviluppo Basilicata, e questa è l'operazione che stiamo facendo comune per comune, cioè diffondere oltre ai nostri bandi un'operazione capillare sul territorio che ci consenta di risalire la china e di iniziare a sviluppare, a utilizzare dei fondi che ci appartengono e che devono essere riconquistati sul territorio. Grazie. Grazie. Io vorrei brevemente aggiungere, perché l'intervento del Signore è stato stimolante, due elementi di riflessione che riguardano le imprese già esistenti, perché mi pare che il suo intervento miri a dire va bene start-up, va bene nuove imprese, ma non ci dimentichiamo delle imprese già esistenti. Allora io vorrei ricordare quello che ho detto, sia pure in breve. Esistono dei fondi di garanzia finanziati, cioè costituiti su fondi comunitari dalla Regione Basilicata, che coprono l'80% del rischio di credito, quindi bisogna spingere le banche ad utilizzare questi fondi di garanzia. Peraltro, in un tavolo di confronto che noi abbiamo con la Commissione regionale API, Regione ha affidato il compito di tenere queste relazioni proprio a Sviluppo Basilicata, ma all'ultima riunione era presente anche l'avvocato Marchese, abbiamo cominciato a lavorare su un'ipotesi. L'ipotesi è quella di costituire un fondo di garanzia per il consolidamento delle passività a breve, perché oggi uno dei problemi seri delle aziende esistenti è quello di avere un eccesso di debito a breve rispetto invece agli attivi di bilancio. Questo strumento è già stato praticato negli anni passati attraverso una legge dello Stato, una legge del 95, con un enorme successo. Io l'ho praticata perché all'epoca lavoravo in una banca e quindi ne ho memoria, le aziende messe nelle condizioni di rientrare progressivamente dalla propria debitoria, 99 su 100 riescono ad uscirne fuori, e anche bene, quindi stiamo lavorando anche su questo fronte. L'altra cosa che vorrei ricordare, sempre con riferimento alle aziende esistenti, è che la Regione è molto impegnata anche sul tema dell'internazionalizzazione. Oramai quasi nessuna impresa si può chiamare fuori dal gioco dell'internazionalizzazione. Il mercato non è più un mercato domestico, a meno di attività tra virgolette marginali, ma se andiamo sulla industria, se andiamo anche sull'agricoltura, bisogna guardare a mercati sempre più ampi. Anche qui Regione Basilicata, il Dipartimento Politica di Sviluppo Basilicata,
sono molto impegnati. Abbiamo realizzato e portato avanti un progetto che si chiama Mapping, che peraltro, come dire, ha attirato positivamente l'attenzione della Unione Europea, tant'è che è stato considerato uno dei migliori progetti a livello comunitario. Ecco, l'invito che io rivolgo ancora una volta alle aziende, questa volta lo rivolgo alle aziende esistenti, è di farci sapere quali sono le loro esigenze, perché andare ad esportare, entrare nel mercato nordamericano è molto difficile, faccio un esempio, ma attraverso Mapping noi abbiamo selezionato le aziende, le abbiamo accompagnate nell'accreditamento dei prodotti attraverso l'FDA, il Food and Drug Administration. È un passaggio difficile, ma noi le abbiamo accompagnate sotto il profilo dell'immagine, del prodotto, dell'etichetta, per cui adesso abbiamo creato una piattaforma logistica nel New Jersey dove i nostri prodotti sono venduti regolarmente, quindi si può fare. Le aziende esistenti però devono stimolarci anche a battere campi nuovi. Allora, io credo che siamo arrivati alla fine, se qualcuno volesse intervenire. Lascerei il campo al Presidente Pittella, leggermente più ampio, perché essendo il territorio può meglio relazionare su tutto, perché le prospettive che abbiamo visto questa sera sono ben oltre quelle che avevamo detto. Sicuramente interessanti i due incentivi a livello nazionale, sicuramente interessante, nessuno ha citato, ma i master, il contributo al rimborso dei master per i giovani, interessante l'industria 4.0 e interessante, non ultimo, che ci siano molti giovani che hanno già partecipato a Noi Fermenti, che era sicuramente un buon bando per i giovani per far avvicinare un nuovo metodo di lavoro per i giovani, quindi credo che da questo si possa partire. Chiedo sicuramente al Presidente, dopo una panoramica che ci dice cosa più o meno la Regione può, come può meglio lavorare, cosa noi possiamo pretendere per la Regione, quali sono le prospettive di crescita per questo territorio, per questa Regione e della Regione verso il Mezzogiorno d'Italia. Io coglierei l'occasione, spero non ti senti. Spero si senta. L'occasione è propizia per fare una riflessione e per provare anche mettere in condizioni la Regione Basilicata di migliorare le proprie performance, perché noi non riteniamo di avere, come dire, verità assolute da dispensare. Proviamo a essere in asse con le direttive europee, a condividerle, a volte anche a rettificarle, a modificarle e a tradurre quelle risorse che sono il vero valore aggiunto per le nostre regioni, per la nostra regione, impossibilità. Il nostro bilancio, quello regionale, nella sua totalità cuba 3 miliardi di euro, 2 miliardi e qualche cosa ce li dà l'Europa. Voi comprenderete perfettamente bene che la gran parte delle risorse, essendo, lo dico particolarmente agli amministratori, essendo ridotta la spesa, la capacità di spesa corrente, non fai gli investimenti con la spesa corrente, gli investimenti li fai con i fondi europei, i comuni lo fanno o con i trasferimenti che la regione fa oppure ricorrendo al mutuo. E allora noi abbiamo provato a capire, da quando ci siamo insediati, come fare per proiettare la regione e metterla in condizioni in un ambito non solo del meridionale e nazionale, ma europeo, di competere. E su che cosa? Perché ognuno di noi, nelle attività che fa nella vita, prova a riconoscere le proprie vocazioni e anche i propri limiti. Noi non possiamo pretendere di fare tutto. E la Regione Basilicata sbaglierebbe se pensasse di poter fare tutto. Ma quali sono le vocazioni, quali sono le misure che si adattano ad un territorio come il nostro, che
che ha anche una varietà, se non altro per una conformazione olografica anche piuttosto ardua e complicata, e vediamo esattamente se attraverso quelle misure riusciamo a risalire la china. Questo ragionamento ce lo siamo fatti 3 anni fa, quando ci siamo insediati. Ovviamente parla uno che l'ultimo anno della scorsa legislatura ha fatto l'assessore alle attività produttive e che ha vissuto anche la precedente stagione politica, e la crisi, diciamo, anche qui politico-istituzionale, che ha caratterizzato l'Italia e tutte le regioni, senza nasconderci, e che ha caratterizzato un poco tutti, al di là del colore, ha investito, diciamo, le fondamenta della, su cui basava il rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni e la politica. Ci fu la crisi più profonda, più buia, della rappresentatività e della credibilità del regionalismo. Le regioni erano sotto le macerie. 3 anni fa noi abbiamo votato prima, perché è caduto il governo, per scelta, condivisibile o meno, non è un giudizio, è una fotografia. Ricordo che eravamo avvitati persino nella vicenda nazionale di Rimborsopoli, sempre per essere sinceri, e abbiamo vissuto 3 anni fa, non 30 anni fa, 3 anni fa abbiamo attraversato il tunnel più buio, dove non si vedeva sostanzialmente nemmeno il bagliore lontano che ci potesse far ben sperare. Quando noi ci siamo insediati, io feci una relazione in regione che andrò a riprendere nei primi giorni di gennaio, quando penserò di fare una manifestazione rendiconto, mettiamola così, penso che ognuno fa un'occasione, lo dico al Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, un rendiconto per parti, diciamo, e sulle cose che si fanno. Partiamo 3 anni fa, avevamo la povertà che superava il 37% in Basilicata, ricordate anche le cifre, avevamo una disoccupazione che rasentava il 17,4%, e avevamo un PIL che dava meno 5, dopo che per 7 anni precedenti aveva sempre, diciamo, era stato caratterizzato sempre da un segno meno. Questo, do 3 indici, ne potremmo dare altri. Non era una bella situazione, noi ne avevamo responsabilità, voglio dire, al di là della, di quanta responsabilità aveva Pittella o Maruggi o Marchese, l'avevamo tutti la responsabilità. Poi c'è una scala di grigi, ce la siamo assunta e abbiamo detto: come facciamo a invertire questa rotta? In un tempo difficile, in cui la crisi dei partiti, della politica, la comunicazione diventa sempre più complicata, questo vale per tutti, abbiamo provato a andarci dentro e abbiamo provato anche a mettere in campo, attraverso le risorse europee e all'interno di una visione più complessiva, tutto ciò che noi potevamo fare. Sono passati 3 anni, la Svimez ci chiama a Roma, premia la regione Basilicata, questo accade un mese fa, perché è la migliore, la più performante regione d'Italia per gli indici che presenta nel 2015. Noi siamo stati felicissimi, io, di partecipare a un consesso, diciamo, piuttosto autorevole, nazionale, a Roma, in piazza del Parlamento, e praticamente anche intervenendo e provando anche a fare un po' storia e dicendo quali sono ancora le ansie e le preoccupazioni della Basilicata. Però oggi la Basilicata passa, dopo 3 anni, da meno 6% sul PIL a più 5,5%. Ed è un dato che ci dà la Svimez, ci dà Banca Italia, non lo dà mica Pittella, ci mancherebbe. Qualcuno mi direbbe: eh sì, ma c'è la Fiat. Certo, ce ne fossero 2 di Fiat. Proverei anche a rispondere. Aumento del 146% l'esportazione a Basilicata. Certo, ma c'è la Fiat, ce ne fossero 3 di Fiat, ma c'è l'agroalimentare che ha decuplicato il portato di esportazione.
il turismo, parliamo. Poi dice, noi avevamo il 17,4% di disoccupazione, oggi siamo al 12,8%. L'Italia è all'11,8%. Sono dati quelli che hanno una loro oscillazione, ma sono questi. Noi non ci sentiamo, abbiamo 12, abbiamo realizzato in 3 anni, adesso dobbiamo aggiornare il dato perché è superiore, abbiamo realizzato 12.584 assunzioni a tempo indeterminato lucani in Italia e 12.400 e qualche cosa lucani in Basilicata. Questo è il dato che noi ci siamo ritrovati a tempo indeterminato, frutto del Job Act, combattuto, contestato, non entro nel merito della discussione, ci mancherebbe, ognuno la può pensare diversamente. Io sto facendo una fotografia. Abbiamo ridotto la povertà dal 35%, siamo sotto il 27%. Se dovessi dire tutte queste cose, recuperarle in ordine più altro, dovrei dire io non posso fermarmi qui e ritenermi soddisfatto. Provo a dire, abbiamo fatto un grande passo avanti, innanzitutto eravamo sotto le macerie, oggi proviamo a dire che non siamo più sotto le macerie, e se prima eravamo in un tunnel dove non si vedeva nemmeno il bagliore di un qualcosa che assomigliasse, diciamo così, alla luce, oggi probabilmente riusciamo a vedere una prospettiva che è una luce. Merito di tutti, non merito di uno, di tre o di cinque che sono qua, merito di tutti e anche di tutte le forze politiche. Non è che chi governa sicuramente ha una responsabilità in più nel male quando fa male, e nel bene quando fa bene, mi sembra così evidente. Se anche il paese inizia a riprendere, è evidente che una congiuntura più complessiva ti aiuta. Poi abbiamo cominciato, dopo questo primo triennio, abbiamo cominciato all'interno di questo triennio a capire come strutturare e strutturarci meglio, perché ci sono, lo diceva tanto Marchese quando Marucci, ci sono ancora elementi di profonda fragilità, Francesco, tu l'hai detto prima, non solo in termini di mercato, ma soprattutto nel rapporto, diciamo così, creditizio e con il sistema creditizio, per cui la nostra struttura, come dire, scheletrica imprenditoriale, che è fatta di micro, piccole e medie imprese, non sono grandissime, tranne alcune, rischia di avere, se non si cambia il paradigma, un ulteriore collasso, perché non ce la fanno. E dato che quella struttura ha bisogno, per agganciare, diciamo, più prospettiva non solo nelle esportazioni, ma in un mercato che va oltre il confine regionale, ha bisogno di abbracciare la ricerca e l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, perché altrimenti non va da nessuna parte, tu lo sai perfettamente bene, ha bisogno anche di essere accompagnato sul piano finanziario. Come fare tutta questa cosa non è facilissimo. E allora abbiamo pensato, abbiamo Sviluppo Basilicata, che è una società in house della nostra regione. Ma Sviluppo Basilicata, secondo voi, può essere soltanto la società che gestisce i banchi per conto della regione? Abbiamo bisogno, prendiamo 30 persone e lo facciamo. Abbiamo detto, investiamo, capitalizziamo 20 milioni di euro in 3 anni, 5 già dati, e mettiamo in condizione Sviluppo Basilicata di diventare una banca regionale, per accompagnare la microimpresa o la media impresa regionale, superando quel gap che c'è, perché quello, a nostro giudizio, è un vulnus strutturale. Ci riusciremo? C'è un punto interrogativo, perché non dipende da noi. Noi faremo le cose per bene, cioè i compiti a casa li faremo bene. Entro fine anno presenteremo la prima finestra utile in Banca d'Italia rispetto al nuovo testo unico bancario, la domanda si trasformerà, perché facciamo uno sforzo notevole di trasformazione anche della governance di Sviluppo Basilicata, e presenteremo la domanda. La Banca d'Italia verificherà tutto, se, come ha fatto per il Veneto, ci darà il via libera, avremo la nostra banca regionale e vogliamo mettere. Mi sembra che sia un cambio, e speriamo che sia così, un cambio epocale rispetto anche alle perplessità. Poi c'è tutto un tema di mercato. Io non sono, ovviamente, come tanti di voi, come te Francesco, un imprenditore, quindi approccio al tema con un punto di piedi, perché non è il mio campo. È evidente che posso soltanto dire, attenzione, quando parliamo delle 720 iniziative microimprenditoriali legate al microcredito con 25.000 euro, è perché quelle 720, noi possiamo andarle a verificare, e un giorno sarebbe interessante
entrare nel merito anche delle comunicazioni che fa Sviluppo Basilicata nel suo sito. Ce ne sono, quelle iniziative percorrono solchi inediti della grande arte, nuovi profili, nuovi approcci lavorativi. Nessuno sa che all'ultima edizione dello SMAP, se non erro, le start-up premiate tra le migliori d'Italia sono quelle lucane, le più innovative. Io non conosco neanche il nome e il cognome, voglio dire, del soggetto premiato, perché è stata una cosa piuttosto importante, ma è la verità. Significa che c'è un fermento e 720, ovviamente c'è anche delle 720 una percentuale fisiologica che va a finire, non ce la fa, non c'è dubbio, ma non puoi pretendere, questo vale anche per altro. Però 720, una percentuale significativa che sopravvive a quell'iniziativa, ti moltiplica per due la possibilità occupazionale e per i nostri numeri sono importanti. È come dire che in agricoltura abbiamo fatto la prima finestra già da qualche mese sul primo insediamento, noi abbiamo avuto 700 primi insediamenti. 700 primi insediamenti sono 700 imprenditori nel settore agricolo, con un contributo a fondo perduto che va da 60 a 70 mila euro, non è uno scherzetto. E adesso esce la seconda finestra sull'agricoltura. Faccio voli pindarci per dare il quadro di che cosa sta accadendo in Basilicata. Oggi noi ci ritroviamo con una, diciamo, seconda fase da doverci giocare. Ci sono gli ultimi due anni di legislatura, tra mille problemi e mille complessità. Una parte ce le regala anche il nazionale, perché non è che c'è una situazione di stabilità. Anche qui una fotografia, non è un giudizio. Però è anche vero che questi tre anni ci servono per dire abbiamo fatto un percorso. Può bastare? Assolutamente no. Dobbiamo abbattere ancora la povertà? Non c'è dubbio. Abbiamo cambiato la carta benzina, grande battaglia, tu lo sai, l'abbiamo fatta in precedenze, in situazioni diverse, l'abbiamo fatta anche adesso. Siamo alla vigilia dell'approvazione MISE-MEF di quel cambiamento, cioè 145 milioni di euro, una parte vanno al reddito minimo, sono 50 milioni di euro, gli altri vanno allo sviluppo, ci saranno risorse per bandi, per microimprese, per medie imprese, ci saranno tutte queste cose, certo. Abbiamo ancora fondi europei che possiamo mettere in campo sull'innovazione tecnologica, certo, sulla ricerca, la gran parte. Abbiamo messo in campo i PIA, che sono insomma anche una forma inedita di bando. Siamo riusciti a fare attraverso 120 milioni di euro uno sviluppo che è triplicato sul territorio di oltre 300 milioni di euro e questo ci dà 1.700 nuovi occupati. Certo, non abbiamo fatto tutto, dobbiamo fare ancora di più, perché io non canto vittoria, né voglio raccontare una realtà che non è, perché ancora di disagio ce n'è tanto, perché nel tempo se ne è creato tanto. Poi ci sono anche ambiti che non siamo riusciti ancora tutti a cogliere come reali opportunità. E faccio un esempio. Tutta la politica, o meglio, l'economia della cultura, si può declinare in un miliardo di aspetti. Molti, diciamo così, sono ancora ancorati a settori tradizionali, ci sta, ci mancherebbe. Però ce n'è tutto un altro mondo, un'altra platea di cittadini attivi, anche in regione, che sta guardando molto su quel versante. Noi oggi recuperiamo a Matera 2.300.000 persone all'anno. Sono aumentate nell'ultimo anno, 15-14, di 200.000 le persone che arrivano. Tutto il territorio regionale ha avuto in percentuali un livello più. Fino a qualche anno fa, per molti anni, il Parco del Pollino e anche la stessa Maratea avevano esattamente segno meno, oggi hanno un segno più di presenze e di arrivi, vedo imprenditori del settore che vi possono confermare. Non basta, certo che dobbiamo aumentare, non a caso noi potenziamo l'immagine del brand a Basilicata, è il caso di dire, di parlare del Capodanno, dei 4 anni del contratto con la RAI, delle vetrine che stanno, Giampiero Maruggio è stato l'altro giorno, una mattina se non è, giusto a parlare dei nostri prodotti, fa parte di questa intesa, perché noi investiamo molto per qualificare la nostra regione e imporla all'attenzione, per le cose che noi possiamo fare, non per miracoli che non possiamo fare. Se questa è terra di cultura, è terra di tesori, è terra di
antiche memorie, come dire, di una storia millenaria. Non è che possiamo tenerla nascosta in un cassetto, quello diventa il valore aggiunto per noi. E allora Matera diventa il vettore, il metapontino altrettanto, ma sta diventando l'intera regione un sistema culturale. E però dobbiamo incentivarlo, e lo facciamo con fondi nostri. Anche questi tre bandi possono essere spesi su questo settore. Anche questi. E allora mi viene voglia di dire, noi stiamo completando finalmente, in questi tre anni, tra le cose fatte, anche Villa Nitti, a Maratea. Bianco. Cosa storica. La completiamo noi. Io mi pongo, no, perché è così. È un po' come il Freccia Rossa, poi ci torno. Poi diciamo, noi proviamo a fare questa operazione. Poi io mi chiedo, mi ho parlato stamattina con una persona molto, cioè molto importante, molto seria, molto capace e, a mio giudizio, straordinaria. Può essere un valore aggiunto per, la nostra, per il nostro territorio, per la nostra regione. È un professore universitario campano che ha radici per mille lune trascorse, così come dice lui, in quel di Maratea. Sostanzialmente, che cosa ci facciamo a Villa Nitti? Come la gestiamo? Chi la gestisce? Il pubblico può fare e può sostituirsi a tutto? Chi fa il circuito dei castelli? Chi lo mette in piedi, il consorzio di secondo livello, per gestire la domanda, il flusso turistico? Queste sono domande che noi dobbiamo farci, perché sennò questi bandi, per fare un esempio, possono avere un'applicazione in quel settore. E può essere, voglio dire, resa credibile una ricaduta, perché si può fare occupazione, valore aggiunto, anche e soprattutto per la nostra vocazione. Eppure noi abbiamo investito sull'outdoor, su Maratea, sull'STL. Proviamo a investire ancora e pensate che la Regione Basilicata ha già finanziato due elisuperfici, una a Maratea e un'altra a Matera, perché con contributo regionale appena realizzato, speriamo entro l'estate prossima, si possa, con contributo regionale al biglietto, si possa volare da una parte all'altra in maniera tale da metterci 35 minuti e non 4 ore, perché anche questo ha un suo costo e un suo prezzo, nel senso che la gente diventa complicato che ci venga, ma con un elicottero e poi gli organizzi il giro dei castelli e poi gli organizzi la costa di Maratea o forse l'outdoor e i due grandi attrattori che abbiamo fatto, uno al lago Sinipo, l'altro che sta sorgendo a Trecchina, magari ti spingi sull'agroalimentare passando la Monna Lisa verso il Pollino, signori. Ma tutto questo io lo fa Pittella, ma perdonate, poi ci sarà un altro, il posto mio lo farà un altro, non lo fa Pittella, lo fa il giovane imprenditore o anche il meno giovane, che attraverso anche questa opportunità mette in campo delle iniziative, perché altrimenti siamo ancorati sempre solo ai settori tradizionali. Io faccio questo esempio esattamente perché possono rendere calzante, diciamo, la nostra idea di Basilicata, che insomma, io riduco e traduco, insomma, è anche molto più ambiziosa. E allora se noi pensiamo che col patto di Basilicata abbiamo creato le premesse per avere il finanziamento per la progettualità e poi la realizzazione quando sarà delle grandi infrastrutture. Attenzione, grandi infrastrutture. Abbiamo nel piano ANAS 1.300.000.000 di euro finanziati. Le grandi infrastrutture, io sono sincero, mentre inizia la progettazione ANAS e si realizzano, Francesca, io e te probabilmente, nel senso in questa legislatura siamo in condizione di poterla vedere inaugurata. Ma l'importante era mettere il seme, avere, diciamo, la progettazione, andare avanti sulla progettazione, arriverà il tempo in cui ci sarà quella gara e avremo la potenza Melfi adeguata, avremo la Basentana adeguata e il collegamento Matera Potenza adeguata e poi la Murgia Pollino. Queste sono le grandi, quattro grandi infrastrutture. Però abbiamo provato anche a sfatare in questo tempo, ed è tutto molto collegato, se vedete, anche questa storia del gap infrastrutturale, forse un po' è un commento che farò a margine, che è quello del Freccia Rossa, ma nessuno pensava di poter far viaggiare a 250 all'ora il Freccia Rossa sulle rotaie che vanno da Potenza a Salerno. Solo un pazzo poteva pensare questo, ma ci mancherebbe. Per mettere in grado quella tratta
di essere elettrificata in modo tale da viaggiare a 200 al netto dell'orografia, a 200 km orari, avevamo bisogno di 450 milioni di euro. Noi siamo persone che misurano, diciamo così, il piede. Non è che mettiamo a farci sogni. Abbiamo speso 3 milioni di euro, abbiamo costretto, perché non, cioè, diciamo, non si sostiene economicamente, e gli imprenditori sanno che quando non sostieni non la fai l'iniziativa. Quello non è un pozzo San Patrizio e fate bene fratelli, e qui ti danno i soldi, arrivederci, grazie. Trenitalia o RFI ti dice: io la faccio, ma io ho bisogno dei passeggeri, perché sennò non mi reggo. No, no, tu falla. Io e Del Rio gli abbiamo detto: tu falla, perché i soldi ci mettiamo noi. E ci abbiamo messo 3 milioni, non ce l'ha messa la Puglia. Però il treno da Salerno va a Potenza, Ferrantina va a Taranto. Non ce l'ha messa mica la Puglia. Ho ricordato a Emiliano quando è venuto a fare l'avviaggio. Ho detto: mi chiede, tu devi mettere i soldi che abbiamo messo noi. Perché ogni tanto questo treno arriva ed è partito, perché qualcuno ci ha messo 3 milioni di euro. Perdonate, una battuta, ma ve la semplifico. Quella storia lì ci mette nelle condizioni di arrivare da Potenza. Signora, siamo stati 50 anni a piangerci addosso, che eravamo, insomma, nel ridicolo europeo, perché in condizioni irraggiungibili, in grado di arrivare a Roma in 3 ore e un quarto. Beh, io penso che abbiamo fatto una cosa significativa. Non è che abbiamo risolto i problemi del mondo. Però se non sei collegato diventa complicato, e la battaglia successiva che stiamo iniziando a fare è di far scendere il Frecciarossa da Salerno, lì scende il Frecciargento, a Malatea, scende a, no, Sapri, ma scende anche in Calabria, non si ferma. Noi abbiamo bisogno esattamente di capire come anche l'altro versante lo dotiamo di una possibilità veloce, perché i collegamenti come la banda ultralarga che completeremo in tutta la regione Basilicata entro il 2016, c'è una quota del 20% del nostro territorio che dovrà essere ancora completata nei 2 anni successivi, e serve come infrastruttura che ti consente di viaggiare veloce e di poter, non dico fare profitto, migliorare la qualità della vita, fare occupazione e anche profitto anche dentro dentro un garage, se hai la banda ultralarga, altrimenti diventa complicato se tu devi stare 2 ore per collegarti. Mi sembra che condividiamo queste cose. Questo ragionamento ci porta a dire: noi gli sforzi ne abbiamo fatti tanti, non abbiamo la pretesa di aver detto abbiamo fatto tutto, no, dobbiamo fare ancora di più, certo, però abbiamo anche alcuni fronti, diciamo, che stiamo provando a percorrere. La proposta della zona economicamente speciale, quella a cui tu facevi riferimento, cioè, zona franca, no, economicamente speciale, mettiamola così, zona franca è già un punto più avanzato, una agevolazione fiscale, se volete anche sulla ricerca e sull'innovazione e quindi sulla competitività spinta. Noi l'abbiamo fatta, noi al tavolo dei presidenti delle regioni e al governo nazionale, accadrà, non ne parlano tutti, accadrà qualcosa per l'inverno, quando è stato assessore ci ha girato tutta la Basilicata, abbiamo raccolto praticamente l'adesione di quasi tutti i comuni. Ne abbiamo fatto una questione di battaglia, se volete anche una cifra di civiltà e anche una sfida. Oggi ne parlano in più, che il mezzogiorno può qualificarsi per questo. Noi ci stiamo provando, ci riusciremo, non dipende solo da noi. Noi ci mettiamo la fish per cercare di determinare questa cosa, per invogliare imprenditori a venire da noi e investire. Ma io vi posso assicurare che in questo ultimo tempo, soprattutto col lavoro che abbiamo fatto con Gian Domenico Marchese e con Gian Domenico, di internazionalizzazione spinta e di rapporti e relazioni con paesi europei e non solo, anche del nostro mondo, diventa la Basilicata, grazie a Matera, io la devo dire così, Matera è un brand straordinario, attira e tira in una maniera incredibile, oggettivamente. Molti volevano andare la vicina Puglia, con la storia di Matera molti si dedicano in Basilicata. Noi dobbiamo utilizzare questa cosa, non possiamo pensare che è un tratto episodico, perché se pensiamo che è un episodio, signori, facciamo il turismo e mordi e fuggi, aumentiamo il costo delle questioni dei ticket e pensiamo che in 2 anni abbiamo risolto ognuno proprio problema, no? E allora
Se noi oggi siamo alla vigilia di una discussione, speriamo entro fine gennaio, per due contratti di sviluppo molto importanti, per centinaia di assunzioni, non so se andranno in porto. Una è sulla security, un'altra sulla digitalizzazione spinta, ce n'è un terzo sul turismo. Sono tutte cose che noi stiamo provando a mettere in campo con Invitalia. Ovviamente tutte queste cose a cui io faccio riferimento sono poche rispetto a quelle che noi proviamo a mettere in campo. Si sposano con i bandi, questi tre che abbiamo messo in campo. Non c'è mai stato il commercio prima, oggi c'è. L'Europa ci dice, fai tutto autoimpresa, tutto autoimpiego. Caro giovane, per capirci, caro cittadino europeo, tu ti devi mettere in discussione. E io ti do gli strumenti per metterti in discussione. No, la vera obiezione è che non c'è, purtroppo, nel Mezzogiorno d'Italia, la cultura d'impresa. Perché è vero che è quello lì. Ma non è che possiamo inventarci la cultura di impresa in 6 mesi, se in 40 anni abbiamo pensato alle poste, alla Sirti e insomma, al postificio, oggettivamente. Perché è così. Se oggi dobbiamo invertire di colpo, non è che puoi aspettare 3 anni che sedimenta questa cultura. 3 anni non puoi aspettare, sei fuori dalla storia, allora devi cercare di accelerare. Ma molti si stanno adeguando e molte imprese stanno guardando anche, come dire, oltre il proprio confine, con grandi risultati. L'agroalimentare sta esplodendo da noi, sta esplodendo, ed è un fatto positivo. Aggiungo, perché c'è una crisi soprattutto nell'edilizia, nelle grandi infrastrutture, non dipendono sempre da noi, perché le nostre risorse sono limitate, spesso, o meglio, in genere questo settore tira molto perché il governo nazionale mette in campo risorse significative, fa la Salerno-Reggio Calabria, per capirci. Quando finiscono queste grandi infrastrutture diventa un po' più complicato. Però il nostro è un terreno fortemente compromesso dal dissesto idrogeologico. No, vedo geologi qua che hanno fatto anche un po' storie. E noi abbiamo fatto, e ce la stanno copiando in tutta Italia, il primo mutuo BEI su questo. Abbiamo preso 200 milioni di euro di mutuo BEI. È un'esperienza per noi straordinaria. Siamo già pronti, abbiamo avuto il decreto, abbiamo avuto la concessione del mutuo, con i primi 100 milioni stiamo partendo. Significa, i comuni hanno segnalato il dissesto idrogeologico per ogni comune, stiamo valutando e verificando la veridicità di quelle segnalazioni. E lì dove il comune è pronto con la progettazione esecutiva è quello che ha dichiarato, per capirci Gaglione, ma per stare qui. Ed è vero, e c'è la criticità, quel comune parte. Se ha bisogno del progetto esecutivo deve, o noi facciamo il progetto esecutivo e poi partiamo con i lavori. È un indotto economico notevole, oltre che occupazionale, oltre che una sorta di risarcimento al territorio e alla tenuta e alla tutela del nostro territorio. Parliamo di 200 milioni di euro che non sono mica, diciamo così, grissini. E questo anche colpisce settori particolari del nostro mondo imprenditoriale. Ma potremmo parlare anche di industria 4.0, ne abbiamo fatto ultimamente un approfondimento con il Ministro e ci ritorneremo prossimamente. Vado velocemente per a chiudere. Ci sono anche altre opportunità che stiamo provando a mettere in campo, la dico perché è recente, inedita, molto significativa. Una è sull'efficientamento energetico, una sulla scuola digitale e una sulla Film Commission. Altro settore, intervento sulla cultura. Quando noi andiamo in India, perché siamo andati in India, a Mumbai, 3 giorni e mezzo, e abbiamo provato e stiamo chiudendo l'accordo con la più grande famiglia che detiene il mercato indiano, che non potete avere idea di che cos'è, sulla cinematografia. E prova a trovare un'intesa con la Basilicata per dire veniamo in Basilicata a sviluppare tutto il nostro, diciamo così, desiderio di produzione. Non è una cosa da niente. Sapete che lo spettacolo dal vivo, la prima legge regionale che fa la regione Basilicata sullo spettacolo dal vivo, Cuba nell'ultimo anno, 2015, 1200 nuovi assunti. Può sembrare una cretinata. Fa 1200 nuovi assunti a tempo indeterminato lo spettacolo dal vivo. Io non so quanti sanno queste cose. E c'è un segmento di società che è quello che fa lo spettacolo dal vivo, lo fa per professione. Allora tu cogli più aspetti, ecco perché dico, i bandi non sono mai rivolti
ad un unico segmento, ma hanno uno sguardo politico, e le cose però devono essere conosciute, perché altrimenti diventano complicate. E non è più facile, e non è facile comunque, via fai il porta a porta per spiegare queste cose. E diventa complicato, se stai sui social, addio. Perdonate, lo dico perché è complicato assai starci. Io ci sto, ma insomma, sto con lo scudo, però col casco, però diciamo, va bene, se tu parli e dici sono tre bandi, ti piovono tutto il diluvio delle bestemmie di questo mondo, perché i tre bandi non bastano solo io, ma questa parte invertita è ormai, diciamo così, una sorta di barbarie. Però mi sembra una cosa positiva. Però se noi poi anche pensiamo nel prossimo futuro, Gian Domenico Marchese sa perfettamente bene che prendiamo, quanti sono, 20 o 40 milioni di euro sull'efficientamento energetico? Patto? Tra patto e FS? Vabbè, non mi ricordo se sono... Probabilmente sono più di 40 milioni di euro, saranno 50, non so quanti. Noi sull'efficientamento energetico abbiamo pensato di compiere una scelta. Gli ospedali energivori vanno tutti quanti efficientati. Materie autosufficienti, potenze autosufficienti, gli altri PSA a partire dalla Romeo, Melfi e Poligono vanno efficientati. Perché per noi con la trigenerazione guadagnare ogni anno 1 milione di euro di economizzare significa esattamente reinvestirli. E questo sta esattamente dentro una idea di organizzazione. Vedo Ludo Rossi che è lì, Asele sa perfettamente bene che stiamo lavorando su questo. Abbiamo provato a sfondare sul privato con fondi, diciamo così, nostri di cassa, con 10 milioni di euro sul privato, abbiamo avuto qualche sorpresa, diciamo così, non proprio positiva, perché la gran parte di quelle domande erano fasulle. Quindi dobbiamo dire la verità. E quando tu ti imbatti in una... sono migliaia le domande che sono arrivate, e la gran parte delle domande ti dichiarano una cosa, fai le verifiche, perché tu non puoi non fare le verifiche. Fai la convenzione con la finanza e ti accorgi che ciò che è stato dichiarato non è vero. Quella domanda alla fine la devi mettere da parte, ma ti ha fatto perdere lire di Dio di tempo. Si può andare avanti così. Non si può andare avanti così. Eppure abbiamo provato a dire efficientiamo il privato con quelle risorse, sono di cassa, facciamo una buona operazione, soprattutto per i redditi inferiori, perché per loro è un'economia, diciamo così, indiretta. No, tutte queste cose, e parliamo dell'economia. L'altro, qual è il terzo tema che avevo detto? Ve lo ricordate? Cultura? La scuola. Bene, la regione Basilicata è la seconda regione d'Italia sulla scuola digitale. La prima è il Friuli. Mica ci siamo accontentati. Abbiamo provato a dire che abbiamo tra i 20 e i 30 milioni di euro e avendo, diciamo così, in dotazione da qui a un po' la larga banda ovunque, la banda ultralarga ovunque, non dappertutto, ma per la gran parte del nostro territorio, noi pensiamo che la scuola sia il luogo dove è più giusto investire per far crescere, diciamo così, la nuova consapevolezza. Mettiamola così come una nuova. Mi sembra che è la cosa più giusta. Non può bastare le LIM e i tablet, che pure abbiamo, diciamo, provato a consegnare. Abbiamo detto, io voglio LIM e tablet, dicevo l'altro giorno, in tutte le scuole, in tutte le classi di tutte le scuole medie e superiori, perché ho la necessità di rendere uniforme la possibilità di accesso. Poi vorrei, negli istituti media e superiori, vorrei anche la possibilità di fare formazione per i docenti, come abbiamo fatto per alcuni, 200 docenti, l'abbiamo già fatta. Mettiamo le risorse sulla formazione e proviamo anche a creare condizioni per cui si possa fare scambio culturale e lezione a distanza con altri istituti della nostra scuola. Cioè, creiamo le condizioni, poi altre cose, adesso non vi voglio tagliare. Cioè, sono tre grandi interventi che possono caratterizzare i prossimi mesi del nostro lavoro, e ce n'è un quarto che riguarda una misura occupazionale che purtroppo non vi posso anticipare perché è al vaglio di uno studio nostro particolare, specifico, e fin quando non avremo l'ok rischierei di dare un'anticipazione, un annuncio, e sarebbe sbagliato. Speriamo che passi
al vaglio, insomma, che il vaglio ci dia esito positivo, perché quella è un'altra di quelle cose che ci mette in condizione di fare centinaia di posti di lavoro in Basilicata. Per un po'. La chiudo dicendo, forse, lo dico a Mimino, che sembra molto attento, lo vedo gli amministratori, il segretario del mio partito e tanti altri che sono venuti da Lauria e da imprenditori, insomma, da Lauria e dai paesi vicini. Occasioni come queste, secondo me, andrebbero moltiplicate. Perché la cosa peggiore è il non confronto e la non conoscenza. E probabilmente nel confronto e nella conoscenza, anche e soprattutto reciproca, noi possiamo migliorare le nostre performance. Oggi sentivo Mario, mi diceva per messaggio, ma ci sono possibilità? Non sono usciti ancora bandi, un imprenditore molto bravo, non so se è sull'innovazione tecnologica, esatto. Usciranno i bandi. Ancora c'è tutta la nuova programmazione che è partita per parte, porta 2 anni in ritardo, è partita per parte e ci saranno anche quelli. Stiamo esattamente, perché non è facilissimo, non siamo una fabbrica di bandi, però diciamo, per tranquillizzare ci sarà anche quell'orizzonte. È evidente che occasioni del genere servono per meglio socializzare, meglio più avvicinare di più, diciamo, la reciproca conoscenza delle questioni, anche della realtà. Noi viviamo esattamente, diciamo, spesso di percezione, io lo dico da molto tempo a questa parte, cioè c'è sempre una post verità, non c'è mai una verità. E mica si può costruire, diciamo così, un territorio, una regione, un Italia, un paese con la post verità, con la percezione. Perché diventa complicato, poi ognuno coltivasse la propria idea politica. Alziamo le mani, guai a pensare che abbiamo un pensiero unico. Non esiste, anzi, bisogna essere diversi, possibilmente costruttivi nella diversità, come spesso ci accade. La cosa peggiore è che se affidiamo questa nostra costruttività e questa nostra voglia di crescere, non allo scambio virtuoso, ma al piacere di sparare a chi la spara più grossa, magari sui social o altrove, e costruisce una verità che non è verità, quindi una post-verità, la dico così, e soltanto per generare una percezione dell'opinione pubblica, diventa complicato costruirla. È dall'altro giorno che io dovevo chiudere l'ospedale del Lago Negro. È dall'altro giorno che dovevo chiuderla. Che io dovevo chiudere l'ospedale del Lago Negro. Mi sembra, diciamo così, una sorta di follia in termini. Io non chiudo nessuno, io, la regione non chiude nessun ospedale, Bruno. Le altre regioni hanno chiuso gli ospedali. La Puglia, spesso noi prendiamo sempre ad esempio gli altri, no? Perché gli altri sono sempre migliori di noi, e magari non è vero, però per gli altri noi siamo migliori degli altri, e accade così. Noi abbiamo deciso di non chiudere nessun ospedale, di riorganizzarli, e volete pensare che, insomma, che siamo tanto folli da ridurre o da ridimensionare i servizi e le funzioni che un pronto soccorso attivo, che è destinato e deputato alle acuzie, deve erogare, ma nemmeno a pensarlo. Ma lo dico ad una platea qualificata, nemmeno possiamo pensare di non tener conto, perché noi siamo chiamati a tener conto di 2 leggi che riguardano tanto l'orario di lavoro e tanto il tetto di spesa sul personale. Perché sono leggi, la prima di grande civiltà, la seconda che per noi è capestro. Se tu lavori 8 ore devi riposare 11, questa è la legge, punto. Io sono d'accordo. Perché questo accada? Tu devi avere il personale che ruota, altrimenti quel servizio non lo tieni, signori. Non è che l'ospedale lavora soltanto la mattina. Quando tu dici, ah, allora lo prendo, io ce l'hai i soldi? Sì, ce l'ho i soldi. Allora lo posso prendere? No. Perché tu hai un tetto oltre il quale tu non puoi spendere, Luigi. Tu sei un importante operatore dell'ospedale di Lago Negro e lo sai perfettamente. Allora noi stiamo dicendo, dobbiamo provare a fare un emendamento per modificare la legge. L'emendamento non è passato, signori. Dal 1 gennaio 2017. Quella è legge, punto. Allora io come salvo Lago Negro e gli altri ospedali? Come li salvo? E tra gli ospedali anche Lauria, ovviamente, Maratea, Chiaromonte e tutti gli altri. Lo faccio esattamente mettendo in campo una possibilità,
La cosa peggiore che io non potrei mai perdonarmi è di non far nulla, perché il non far nulla equivale a quello che hanno fatto la gran parte, se non tutti i miei colleghi in Italia, far fare alla norma e la mannaia, Bruno, si abbassa. Perché quando tu non hai neonatologi, hai voglia di tenere aperti i centri nascita, signori, quando non hai gli anestesisti, hai voglia di tenere aperte le chirurgie. Allora, per evitare questo, e noi siamo quelli che fanno i concorsi per il primario di ortopedia, che fanno i concorsi per gli ospedali oncologici, cioè noi siamo quelli che investiamo, che abbiamo deciso di investire 13 milioni di euro, io spero di arrivare a fine mese e dare la delibera al comune, ai comuni di questo territorio, che investiamo 13 milioni di euro per decongestionare l'ospedale di Tavonego, facendo un altro padiglione e anche la delibera di acquisto della nuova risonanza magnetica. O rimane in piedi tutto il tema dell'ospedale unico. Perdonate, io non voglio pigliare tutte le responsabilità, io voglio fare quello che non c'è mai. Io ci sono sempre. Qualche un altro dice che non c'è mai. Proviamo a dire che ci siamo tutti quanti. E però dico, proprio perché ci siamo tutti quanti c'è una responsabilità. C'è qualcuno che si insedia 3 anni fa e almeno raggiunge una verità. L'impresa si è giudicata appalto. Non lo fa l'appalto, punto. Quell'appalto è stato fatto con un prezziario del 2004. Siamo al 2016. A meno che uno, 17, a meno uno voglia passare guai, c'è una richiesta continua di aumento, la legge non la consente, economico, siamo partiti da 32 milioni, siamo arrivati a 102, se ne vogliono altri 20, noi non possiamo fare questo. L'unico che ha alzato un dito e ha messo in condizione la regione di fare una rescissione in danno è il sottoscritto. È troppo semplice. Questo non significa che non si possa fare, o non si debba fare. Io dico, proviamo ad avere il progetto. Vai a vedere il progetto non è stato, i progettisti non sono stati pagati e il progetto non è in disponibilità. Allora, chi paga i progettisti? Noi? Parlo agli amministratori. Non è una cosa semplicissima. Allora, noi dobbiamo fare tutto secondo le regole, secondo la trasparenza e secondo giustizia, altrimenti diventa complicato. Poi dobbiamo trovare 40 milioni di euro o 45, perché da 75 che abbiamo in serbatoio, in cassaforte, per arrivare a 120, e questo abbiamo ridimensionato Bruno l'ospedale portando a 120 posti letto, togliendo le cose, abbiamo bisogno di 45 milioni in più. Devo dire che ci sono, per lavarmi la coscienza di che ci sono, non ci sono in questo momento, signora, non l'ho detto, forse tu sei presente, non ci sono, non è che non ci vogliono essere, devo lavorare per trovarli, dobbiamo lavorare tutti per trovarli, perché per noi diventa una cosa importante. Faccio questi esempi solo per dire, partendo da 3 bandi che hanno un peso di 22 milioni di euro, perdonate, siamo partiti da lì, per dire quante altre cose che abbiamo provato a mettere in campo e quante altre che stiamo provando a mettere ulteriormente in campo. E ancora quante criticità ci sono, perché mica abbiamo finito, hai voglia, in ogni angolo ce n'è una. Però non possiamo arrenderci, non possiamo demordere. E lo dico, la battaglia politica è altra cosa e si disputa in un campo che è quello proprio nel tempo giusto. La battaglia per le cose che riguardano la Basilicata è tutti i minuti della nostra giornata e siamo tutti quanti insieme che la conduciamo. Ci sono accorgimenti, cose che noi possiamo fare e che non abbiamo visto? Ci sono nei fondi europei, nei meandri dei fondi europei, qualcosa che possiamo utilizzare per meglio, come vuol dire, creare opportunità e occasioni di sviluppo turistico, alberghiero, ricettivo, perché stiamo lavorando anche su questo, di semplificazione. Prima era tutto cartaceo, adesso è tutto online. Prima facevamo il click day e c'erano montagne di carta e chi arrivava prima, magari si prenotava prima, arrivava prima e si prendeva il finanziamento, adesso invece è tutto a valutazione. C'è anche molto meno discrezionale, ci vuole una qualità di intervento. Non c'è più la storia per cui arriva l'imprenditore, si pide i soldi e se ne va. Questa storia è finita da un pezzo. Queste cose come le facciamo veicolare non nello scontro che a volte sembra una carneficina, un incontro di ring, di box, sul ring, per cui qualunque cosa tu dica non è mai giusta e non è mai vera. Proviamo a dire quali sono le opzioni, le opportunità che mettiamo in campo, le dobbiamo rettificare?
Chi coglie il risultato straordinario che Nemoli ha messo in campo in questo territorio in questo anno, Nemo? Chi lo coglie? Ma io non scherzetto da niente. Chi fa la ricettività alternativa con il Borghi Alberghi o con l'albergo diffuso nei centri storici? Chi la fa? Chi la fa? La possiamo fare noi, oppure noi siamo figli di serie B. Possiamo creare economia indotta anche su questo. Io penso che queste cose possono farsi. Poi ci sono cose come queste che hanno una dimensione, sono cose che ci fanno volare molto più in alto e noi le dobbiamo fare. È partita la lettera, lo dicevo, perché vedo, noi ne abbiamo parlato qualche tempo fa, per l'Università del Sacro Cuore, per fare la facoltà, il corso di laurea in medicina in lingua inglese in Basilicata. Se ci autorizza il Ministero, noi lo facciamo. Come abbiamo fatto la Scuola Nazionale del Restauro. La nostra Scuola Nazionale del Restauro di Matera ha 20 posti, quella di Roma, ed è la seconda in Italia, ce ne ha 5. Ma noi queste cose, se le chiediamo, non le sappiamo. Per dire esattamente che tutto fa occupazione, tutto fa qualità della vita, tutto fa PIL, tutto fa... non è soltanto un settore. E allora se lo stimolo che ci siamo dati, diciamo, chiuso questo ringraziandomi nemmeno, è uno stimolo che può produrre ulteriori approfondimenti anche in Consiglio Comunale, come ci siamo anche detti, sulla sanità, ma anche su altri temi, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo i giovani, non necessario, assolutamente non politicizzando nulla, trovando ad accogliere la grande disponibilità e professionalità di due persone insomma, competenti come Marchese e Marucci, ma come questo può valere per altri. Noi siamo totalmente a disposizione. Alla fine il risultato è avere una Basilicata che torna a sorridere, non una Basilicata che si autofustiga e pensa sostanzialmente che il bicchiere è sempre mezzo vuoto. Perché col bicchiere sempre mezzo vuoto non si va da nessuna parte. Chiunque governi, oggi io, domani un altro, è di un altro colore. I problemi ci sono, non è che perché governo io ci sono e che governo un altro non ci sono. E allora, a Mimino, chi ha voluto il consiglio, la maggioranza, il sindaco, che ha voluto organizzare questa iniziativa, diamo merito loro di averla fatta. Proviamo a dire, un po' più di coraggio, ma non guasterebbe se proviamo insieme un po' a cambiare le cose. Non tutto saremo in grado di cambiare, abbiamo anche verificato che il cambiamento non è un processo facilissimo, che è sempre molto più facile, diciamo, invocarlo, evocarlo, rievocarlo, ma mai praticarlo. Però è sempre sulla bocca di tutti. E tutte le volte che vai da qualche parte o che io vado da qualche parte mi si dice ieri sera al Panatron, ho detto, presidente, una signora anziana, una mia ammiratrice anziana, e mi fa, dice, presidente, faccia qualcosa per i giovani. E io provo a dire, ma noi stiamo facendo tante, non potevo spiegare tutte queste cose, ma noi stiamo facendo tante cose, non è facile, sa, l'Europa oggi non è più nel posto di posto, una cosa, e detto, no, deve fare assolutamente qualcosa per i giovani, perché questa cosa qua, insomma, le cose non vanno, cioè, signora, non vanno, ci sono tante cose che vanno, ci sono altre che non vanno, però proviamo insieme a aggiustarle, perché sennò diventa complicato, e quindi per noi diventa veramente un lavoro proibitivo, lo dice uno che veramente ci tiene a questa regione. Non so quanto una legislatura, in una legislatura non riesce a far miracoli. Prova a mettere il seme un po' del cambiamento, del cambio di passo e anche della ripresa. Io penso che ci siamo riusciti. Non dobbiamo ritenerci soddisfatti, dobbiamo continuare a intensificare questo sforzo. Dobbiamo farlo tutti insieme. Poi anche il migliore. Non, nessuno di noi è eterno. Ognuno di noi sa che a un certo punto la sua corsa finisce. Non per ragioni fisiche, ma per ragioni, diciamo, proprio politiche, e questo serve anche a dare, come dire, la giusta dimensione a chi prova con passione a svolgere questa propria funzione, questa funzione, anche quando potrebbe risparmiarsi, non si risparmia, perché sa che ogni giorno vissuto premendo sull'acceleratore, dalla mattina alla sera, incrociando nuovi fermenti, grandi idee, piccole cose,
serve a ridarti la vita, è un'iniezione di speranza. Ho detto a questa persona universitaria, che mi ha dato un bicchiere di... No, stavo dicendo di speranza, non vorrei dire... Antonio, è un casino con queste candidature. Roberto, sei trovato un cognome particolare. Era non vorrei... Ho fatto una battuta. Un bicchiere di un sorriso in più, una grande carica. E allora... ogni tanto la battuta pure ci vuole. Mimino, proviamo a rivederci quando volete, anche subito dopo, sui temi che si vorranno. In bocca al lupo, buon lavoro, e speriamo anche che questi bandi possano dare, okay. Ne daremo notizie, di che cosa avranno determinato in termini di ricaduta occupazionale ed economica. Grazie mille. Chiudo salutando tutti, salutando il Presidente del Sindaco in modo particolare e personale, Manucci e Marchese, e ringrazio coloro che sono intervenuti e partecipati a questa sessione. Vi faccio gli auguri di buone feste e vi chiedo in modo particolare di partecipare e di approfondire tutte le questioni in mezzo, partendo da questi tre bandi e dalle iniziative che si mettono in campo sulla lavoria e sul territorio. Grazie. Buona festa.